e malattie respiratorie. Un convegno particolarissimo oggi in Calabria che fa proprio della nostra regione un punto di riferimento nella differenza di genere anche nella cura delle malattie. Curare un uomo o curare una donna non è la stessa cosa e questo è molto importante. Chi è sempre vicino alle donne in ogni iniziativa è il prefetto Latella. Quando c'è un'iniziativa che riguarda le donne, lei fa sì che non solo la provincia di Catanzaro ma tutta la regione diventi veramente un punto importante anche a livello nazionale. Non si tira mai indietro. Beh, sono una donna, quindi so bene le difficoltà che incontrano le donne in tutti i settori per affermare anche le loro specificità, oltre che affermarsi proprio come donne. Per cui cerco di dare una mano anche in questo settore, approfittando del fatto che sono prefetto, oltre che donna e mamma. Quindi credo che queste iniziative vadano sostenute. Peraltro gli organizzatori di questo convegno sono gli stessi organizzatori con cui, anzi organizzatrici con cui abbiamo avviato il percorso della Rosa Bianca, un percorso che sta ottenendo dei bellissimi successi. In provincia di Catanzaro si è già affermato Lamezia Terme e anche su Catanzaro a favore delle donne che subiscono violenze. E ora attraverso la Commissione Pari Opportunità regionali si sta diffondendo anche nel resto della regione. Io ho chiesto aiuto ai miei colleghi prefetti delle altre province calabresi in modo che facilitino nei rispettivi territori questa iniziativa estremamente positiva che è iniziata dalla Toscana, si è diffusa in tutta Italia e ora arriva anche in Calabria e quindi la dobbiamo aiutare e sostenere. La donna fa sempre, ancora oggi, un percorso più difficile rispetto all'uomo. Lei ne saprà qualcosa. Arrivare ad essere prefetto non è da tutti, quindi occupa un ruolo che per tantissimi anni è stato prettamente maschile. Spesso si tende a dimenticare però quante battaglie ci sono state prima. Lei che ne pensa? Sicuramente non è semplice, anche lo dicevo poco fa, la nostra generazione è come una generazione di transizione perché ha affrontato determinate tematiche, le ha portate avanti anche con una forte determinazione, molto ancora bisogna fare, le nuove generazioni forse sono più predisposte di noi, non tutti ovviamente, ma le persone che hanno maggiore sensibilità e cultura sicuramente sono predisposte a vedere nell'altro sesso la persona e non una differenza di sesso. Quindi è chiaro che bisogna ancora lottare parecchio, non è una battaglia che si è conclusa, è una battaglia che continua a dover essere condotta e che deve avere più specificità. Quella della medicina di genere è sicuramente un passo importante, poi ci sono le lotte contro la violenza, contro le donne, creare rete per favorire tutti i percorsi che consentono a chi subisce violenza di poter trovare la strada giusta per uscire da una situazione di soggezione. Ecco, sono mille i settori, poi c'è il settore delle professioni dove bisogna lottare ancora per poter essere alla stessa altezza di un uomo. Come diceva poco fa l'avvocato Morano 5, non è bello vedere che donne che meritano vengono messe da parte a favore di uomini mediocri. Questo continua ad esserci perché il mondo è ancora fortemente maschilista, è una tendenza che va piano piano modificata ed è un fatto culturale soprattutto. Ecco, in questo fatto culturale lei vede anche una donna che non aiuta se stessa? Anche nell'educazione dei figli, anche nell'insegnare quello che è il percorso nuovo che una donna potrebbe fare? Beh, è chiaro che se noi questi valori riusciamo a trasmetterli ai nostri figli, io ci ho provato in tutti i modi e penso di esserci riuscita, sia con le donne, ho due femmine e un maschio, sia con il maschio. Mi piace il fatto di vedere nei miei figli delle persone che sono molto più avanti di me e della mia generazione. E questo è il percorso, la crescita avviene nel tempo, non può avvenire in un momento solo, la storia ce lo insegna, tutto deve essere fatto con una certa gradualità e le nuove generazioni, se noi donne diamo ai nostri figli i nostri valori, quelli in cui abbiamo creduto, sicuramente saranno agevolate in tutto questo. Io ho cominciato con i miei figli.
Beh, avere una mamma prefetto in casa, forse nemmeno per loro è stato tanto facile. No, per nulla, ma dicono che sono una mamma troppo esigente, perché continua ad essere esigente anche a casa. E poi, certo, comporta anche dei forti cambiamenti nel sistema tradizionale, nel rapporto mamma-figlio, perché io spesso non ci sono stata, perché per lavoro sono stata fuori, sono stata altrove, però ho cercato sempre di rimanere presente, anche utilizzando anche le tecnologie attuali, che per esempio ora con i miei figli ci sentiamo su Skype, i miei figli sono nel mondo e noi però continuiamo a sentirci e a vederci. Una donna che si occupa di emergenze, spesso emergenze gravi, con i suoi colleghi come si confronta? Riesce ad essere tutto alla pari? Sì, ho imparato, nel tempo ho imparato a farmi sentire, perché non è stato facile, perché in un primo momento, cioè quando ho iniziato la carriera, il mondo era all'80% al maschile nel nostro, anzi al 90% al maschile nelle nostre strutture. Ora è cambiato, è completamente al contrario, e però bisogna soprattutto che le donne acquistino consapevolezza della loro capacità di essere uguali e forse talvolta anche meglio degli uomini, secondo la cultura e la preparazione, perché il punto è avere la preparazione e la determinazione necessaria, non contare soprattutto su quei valori di cui gli uomini fino a ieri si sono fatti portavoce, ma che sono anche i nostri, e quindi essere sicuri di se stessi, dei valori che si portano avanti, e quindi riuscire ad affermarli, affermare la propria personalità, non pensare sempre di essere un gradino in sotto, siamo noi che dobbiamo superare una barriera culturale, essere consapevoli della nostra capacità di poter fare bene e forse anche meglio. Grazie alla sinergia tra il tavolo di medicina di genere, tra la commissione pari opportunità, tra un altro tavolo che è stato creato. Presidente nazionale delle donne, dell'associazione Donne Medico, adesso anche componente e coordinatrice del tavolo tecnico regionale per la medicina di genere. Sino adesso nelle interviste abbiamo sentito parlare anche di una bella conquista. Sì, oggi è veramente una conquista, perché diciamo raccogliamo un pochino il lavoro fatto in tutti questi anni, un po' come Associazione Italiana Donne Medico, perché i coordinamenti sulla medicina di genere sono nati da tanto tempo, e oggi l'attenzione della Regione Calabria ha permesso questa sinergia, e quindi il professore Fatarella, che è il capo dipartimento della salute, ha proprio sposato le nostre richieste, le nostre istanze, ed è stato creato questo tavolo di coordinamento che, diciamo, all'interno del quale sono previste diverse organizzazioni, anche associazioni, anche presenze sia regionali che non regionali, ma che insieme promuovono la cultura della medicina di genere, perché fondamentalmente, come dicevo anche all'inaugurazione del nostro convegno, è la vera rivoluzione la medicina di genere, perché la medicina di genere è un'appropriatezza terapeutica, un'appropriatezza diagnostica, perché il bambino va trattato da bambino, va curato, va individuato, la donna nello stesso modo, l'uomo e l'anziano. Quindi l'appropriatezza diagnostica parte proprio dal riconoscimento che i due fisici hanno degli atteggiamenti anche biologicamente, poi chiaramente si unisce anche a questo il discorso poi del welfare, quindi dell'attenzione alla donna in tutti gli ambiti, sia professionali sia clinici, e quindi la medicina di genere raccorda tutto quello che c'è di nuovo e di scientifico su questa nuova cultura che è la medicina proprio. Quindi il vero rinnovamento è proprio questa attenzione, quindi anche le sperimentazioni fatte per esempio finora su un corpo maschile di 70 kg è troppo povero, perché in effetti non dà poi l'adeguatezza terapeutica di una donna che magari ha una fragilità diversa, un fisico diverso, ha una struttura diversa, ha gli ormoni diversi, e tutto chiaramente deve essere poi adeguato alla sua, al suo fisico, al suo valore biologico. Un tavolo tecnico che deve esaminare diversi aspetti scientifici, sanitari, e sociali e anche economici, come lei stessa parlando di welfare ci ha fatto comprendere. Quindi curare un uomo o una donna non è la stessa cosa, non si può fare alla stessa maniera. Però c'è una difficoltà a far comprendere questo anche ad alcuni medici. Ma sì, perché
come dicevo prima, è un cambiamento culturale. La vera rivoluzione comincia proprio dalle persone che attenzionano il problema e da cui chiaramente questa disciplina nasce, perché fu proprio una cardiologa nel 91, quindi è una cosa 1991, quindi vediamo come è abbastanza recente questa disciplina, perché l'attenzione fu proprio una cardiologa che individuò questa differenza, per esempio, dell'attenzione di una donna che arrivava in pronto soccorso, del trattamento che veniva fatto per un infarto del miocardio, proprio perché la sintomatologia, quindi tutta la parte della semeiotica, era diversa. Quindi l'attenzione alla cura veniva proprio cambiata, cioè era diversa, e statisticamente influenzava molto poi la mortalità in quel centro. Ed era praticamente la direttrice del National Institute of Health, quindi cioè era una cardiologa anche autorevole, e da lì ha compreso che doveva assolutamente intervenire in questo aspetto e cercare di capire perché. E a un certo punto, quindi, la differenza ad esempio delle coronarie di dimensioni, di tortuosità, erano tali da consentire alla donna di esprimere la sua sintomatologia in un altro modo. E quindi è da lì che l'attenzione è partita. E da là chiaramente poi si è evidenziato tutto quello che era le differenze endocrine, le differenze biologiche, le differenze quindi ormonali, e quindi diciamo l'influenza di tutto quello che è l'apparato endocrino della donna, non finalizzato soltanto a studiare la parte, le cosiddette sindrome del bikini veniva individuata, cioè l'attenzione era solo rivolta a patologie che erano diciamo soltanto mammarie oppure diciamo degli organi genitali, perché la donna veniva fatto specificamente, le differenze potevano essere solo quelle, ma adesso si comprende come l'osteoporosi sia diversa, come tutte le malattie neurologiche siano diverse, come la sclerosi multipla, le malattie autoimmuni, le malattie respiratorie. Quindi lentamente poi tutta la scienza si è organizzata ad andare a comprendere che cosa questi fisici poi esprimevano, e quindi anche la sperimentazione farmacologica adesso sta cercando di individuare quelle che sono proprio le differenze per individuare la terapia e la posologia adeguata per un uomo o per una donna. E questo è, diciamo, poi il risultato finale. Quindi tante azioni insieme per dare più valore alla scienza e dare più valore al sostegno chiaramente della medicina e della vera medicina appropriata, e che quindi ovviamente recupera anche tutto quello che è il gap di epidemiologico, di risposta farmaceutica, di sprechi, e quindi perché più sono più appropriata e quindi più spendo meno. Quindi c'è anche il concetto, il Ministero della Salute ha sposato questo qui, facendo di recente nel 2016 una ricca quaderni della salute, li ha individuati proprio come Ministero della Salute, firmati della Lorenzin, che hanno individuato proprio degli ambiti per i quali anche le regioni e quindi tutti gli ambiti poi periferici dovranno occuparsene. Quindi è proprio la vera disciplina nuova, e quindi noi come Associazione Italiana Donne Mediche e quindi come tavolo della medicina di genere sarà quello che faremo da qui in poi. La sezione Lamettina dell'Associazione Nazionale Donne Medico, di cui la dottoressa Renata Tropea è presidente, ha deciso di organizzare questo convegno per la presentazione anche del tavolo tecnico sulla medicina di genere. Malattie respiratorie e medicina di genere, perché la scelta di questo tema? La tematica è importante perché le malattie respiratorie sono diffusissime nelle donne, creano momenti di grande difficoltà anche nel lavoro, nella famiglia, nello svolgimento di qualsiasi attività, e sono delle malattie che si possono ampiamente prevenire e curare. La stretta connessione con il tavolo tecnico, perché oggi c'è questo evento, si apre un nuovo ragionamento sulla medicina di genere, le istituzioni sono molto attente, sono state attente, e quindi siamo qui alla Regione Calabria proprio perché parte una nuova parentesi di approfondimento scientifico, e quindi anche le malattie respiratorie sono le malattie che verranno studiate, approfondite, e quindi praticamente si apriranno dei percorsi diagnostici e ci auguriamo terapeutici, come in tutti i progressi che ormai sono sotto i nostri occhi. L'Associazione Donne Medico, la sezione di Lamezia, è stata molto attenta a questo,
e quindi ci siamo ricollegati a questi nuovi protocolli, a questi nuovi programmi, e quindi questo è solo l'inizio, è l'avvio, perché non ci sono solo le malattie respiratorie da studiare, le differenze di genere appartengono a tutte le patologie. Ormai questa sarà la filosofia di una nuova medicina, di una nuova gestione, di un nuovo approccio a tutte le problematiche di salute. Come è stato strutturato questo incontro? Come avete scelto anche chi ha partecipato? C'è una collaborazione, no, tra diverse ASP? Certo, allora, ci sono degli illustri relatori che appartengono quindi alle aziende ospedaliere, ci sono dei professori, dei docenti universitari che sono stati le travi portanti anche dell'Università Calabrese, come il professore Marsico, c'è il professore Perticone, ci sono il dottore Calderazzo, il dottore Mancuso che appartengono all'ospedale Lamezia, il dottore Pelai e tanti altri. Sono degli internisti e quindi la base portante di quelle che sono le patologie determinanti, che poi prendono le loro diramazioni e danno luogo a vari altri risvolti di salute. Quindi questo convegno è stato strutturato nella parte della mattina, è già in corso, ci sono queste relazioni, queste sessioni. Nel pomeriggio ci sarà una tavola rotonda aperta anche alle associazioni e quindi si ridiscuterà. Quindi la parte scientifica è compresa nella mattina, ma nella tavola rotonda ci sarà la possibilità di confrontarsi anche con il territorio, perché lo scopo di questo convegno, che ripeto è un evento, vuole ricollegare la medicina di genere, quindi metterla in stretta connessione ospedale-territorio. Quindi è tutto un mondo che si apre, c'è una rete da costruire che in parte è già stata costruita, le basi ci sono, quindi ci sono dei protagonisti molto attenti, quindi bisogna andare avanti e costruire in questo senso. Noi, Associazione Donne Medico, siamo in prima linea, l'abbiamo fortemente voluta come sezione di Lamezia e continueremo in questo modo, come del resto nel percorso Rosa Bianca, quindi sono due target che abbiamo raggiunto in poco tempo, che attestano il ritmo, la velocità di programmazione di cose che hanno una ricaduta importante, sociale, non solo, la salute è un fatto sociale, quindi non è solo salute, ha delle ricadute ampie, quindi noi siamo fortemente posizionate riguardo a questo e anche gratificate, direi la verità, di questi traguardi che sono stati raggiunti fondamentalmente. Nella regione Calabria è un percorso sempre in salita dal punto di vista anche politico, pochissime donne e quindi pochissime volte si parla di pari opportunità. Forse questa volta si stanno scuotendo gli animi e si sta riuscendo ad ottenere qualche risultato, perché per vederne qualcuno forse bisogna tornare negli anni 80, quando le donne erano veramente più attive all'interno della regione Calabria, o no? Allora, io noto sicuramente un percorso che noi donne stiamo facendo, un percorso che ci viene sostenuto dalle istituzioni e una giornata come quella di oggi, l'istituzione di questi tavoli di medicina di genere da una parte, un tavolo antiviolenza dall'altro da parte della giunta regionale, per quanto riguarda noi come commissione pari opportunità regionale, da sempre attive da questo punto di vista, io dico che probabilmente qualcosa si sta muovendo e si sta muovendo nella direzione giusta. Le donne, vedi, hai centrato un punto importante, le donne da sempre lottano per una rappresentanza paritaria. Mi ricordo una bella domanda che mi fu fatta in un convegno: ma la rappresentanza paritaria è un diritto o è una conquista? E io risposi: la rappresentanza paritaria è un diritto, solo che da giurista dico che laddove un diritto laddove un diritto non è possibile attuarlo e realizzarlo, diventa automaticamente una conquista. Quindi è una stortura del sistema che sia una conquista. Purtroppo lo è ancora oggi. Passi avanti ne abbiamo fatti in tutti i campi e in tutti i settori. È inutile negarlo e sarebbe assurdo negarlo. Le donne siamo sicuramente più presenti in posti di
responsabilità, in posti di potere. Io comunque contrasto la retorica dell'essere presente necessariamente in quanto donna. Io devo essere presente nei posti di responsabilità, nei posti di potere, in quanto donna intelligente, donna colta, donna capace, non in quanto donna e basta. Quello che non sopporto sinceramente è che purtroppo ancora oggi, troppo spesso, come ho detto, ad una donna di grande valore venga preferito un uomo di grande mediocrità. Fumo la sigaretta non porta un discorso a parte, perché è riferito alla popolazione generale. Non dimentichiamo che in Italia negli ultimi 3 anni, dal 2012 a oggi, ci sono un incremento di circa 500.000 persone in più che fumano, in particolare tra i 13 e i 17 anni. La dottoressa Anna Maria Moretti, direttore delle malattie respiratorie del Policlinico di Bari, è anche lei presente in questo nostro incontro proprio perché parla di malattie respiratorie, perché appartenente all'Associazione Donne Medico. Dottoressa, fondamentalmente esistono queste, quali sono tra l'altro queste differenze tra uomo e donna nella malattia respiratoria? Nelle malattie respiratorie ci sono differenze notevoli a seconda delle malattie che consideriamo. Ci sono delle differenze relative a percentuali di prevalenza di una malattia in un sesso piuttosto che nell'altro. Ci sono delle problematiche notevoli relativamente all'abitudine tabagica, cioè l'abitudine al fumo nell'uomo e nella donna, che nel tempo, come vediamo, sta subendo un incremento notevole nel sesso femminile, e questo incremento determina conseguenzialmente una comparsa o un peggioramento delle malattie respiratorie nella donna rispetto all'uomo. Ci sono poi delle malattie che possono essere più o meno specifiche dell'uomo o della donna, per esempio nel momento in cui parliamo di interstiziopatie o di fibrosi polmonare idiopatica, vediamo che la percentuale di rappresentazione nei due sessi varia a seconda del tipo. Le malattie che hanno una compartecipazione del sistema immunitario sono frequentemente associate al sesso femminile invece che al sesso maschile, e soprattutto è molto più rilevante l'affanno, per esempio, nella donna rispetto all'uomo. Quindi questo si basa su dei meccanismi fisiopatologici, cioè della funzione respiratoria, che vengono alterati molto più nella donna rispetto all'uomo. È chiaro che poi le terapie che devono essere adeguate in questi casi saranno diverse dal punto di vista di periodo di trattamento, di tipo di farmaci da dover utilizzare, eccetera. Questo è fondamentale nel momento in cui noi andiamo a parlare poi di un'appropriatezza terapeutica. In una maniera molto banale dico: se una persona ha un livello socio-economico più elevato, potrà affrontare la propria malattia in modo diverso rispetto a chi non ha cognizione o conoscenza di queste malattie stesse. Quando un problema respiratorio è legato anche a un problema cardiologico, anche in questo si presenta differenza? Sì, allora i problemi cardiologici e respiratori sono frequentemente associati, non tanto in quanto inizialmente è presente un problema cardiologico e si complica con un problema respiratorio, ma quanto al contrario, cioè le malattie respiratorie frequentemente sono associate a livelli di comorbilità cardiologica molto elevati. E questo è un punto fondamentale, perché è chiaro che sapere questo significa trattare e curare in maniera diversa la patologia. Noi dobbiamo associare alle terapie che servono per il controllo delle malattie respiratorie anche quelle che si ripercuotono e servono per il controllo delle malattie cardiache, perché se no non otterremo un buon risultato. E c'è la differenza tra uomo e donna anche in questo? Sì, c'è una differenza notevole, e infatti numerosi lavori evidenziano come le comorbilità cardiovascolari siano molto più frequenti nella donna rispetto all'uomo, nella donna affetta da malattie respiratorie rispetto all'uomo. E per quanto riguarda l'asma? Per quanto riguarda l'asma, l'asma è una patologia diversa dalla broncopatia cronica, e l'asma ha delle differenze notevoli in termini di presentazioni. In età infantile è molto più frequentemente presente nel bambino, nel maschietto. L'asma in età avanzata sono diverse da quelle che determinano l'asma invece in età giovanile. Se lei dovesse dare un consiglio ad un medico di famiglia, sì, quando si trova davanti un uomo o una donna con problematiche respiratorie, che cosa direbbe?
di fare attenzione ad un problema, che le malattie respiratorie croniche sono frequentemente presenti nella donna. Questo purtroppo è un concetto banale, ma che spesso sfugge, perché i medici sono abituati a pensare al fatto che le malattie fumodipendenti, tipo la broncopatia cronica ostruttiva, siano presenti prevalentemente nel sesso maschile. Quindi quando la donna ne presenta i sintomi, loro non pongono attenzione a questo fatto e molto spesso non fanno gli esami corretti. Al contrario, quando trovano degli uomini con manifestazioni di tipo asmatico, non pongono attenzione perché credono che l'asma sia una malattia prevalente nella donna. Allora questi stereotipi devono essere eliminati, le patologie devono essere considerate presenti in tutte e due i sessi e deve essere posto un'attenzione particolare al percorso diagnostico e terapeutico sia nell'uomo che nella donna, perché guardate che quando parliamo di differenze di genere noi non parliamo di differenze a sfavore nella donna, ma ci sono molte malattie che sono a sfavore per l'uomo, per esempio l'ansia, l'associazione ansia e depressione a questo tipo di malattia, le malattie respiratorie croniche, è più frequente nella donna, quindi tutti pensiamo di curare questo aspetto nella donna e molto spesso gli uomini non vengono trattati per questo tipo di associazione e creando difficoltà nel sesso maschile. Non pensiamo più che le differenze di genere siano le differenze a scapito della donna, le differenze di genere sono da considerare in tutti e due i sessi. Dottore Gambardella e la dottoressa Tropiano sono dell'ASP di Catanzaro, pneumologia di Lamezia Terme. Io partirei, dottoressa, con il dottor Gambardella, proprio per chiedere a lui come valuta la differenza di genere. L'incontro di oggi, quale importanza dà lei come medico? È molto importante l'incontro perché proprio mette il punto su una problematica di grande attualità, cioè ci sono senza dubbio delle differenze in alcune patologie che si esprimono in modo diverso nei due sessi. Come abbiamo già visto in una sessione adesso del congresso in cui ha parlato il professore Pelaia, senz'altro l'asma è una malattia che può manifestarsi in modo diverso nei due sessi, non solo nel periodo della gravidanza, ma abbiamo visto le influenze che hanno gli ormoni sessuali nelle manifestazioni della malattia, per cui senz'altro anche la terapia va ben individualizzata sul soggetto, tenendo conto anche di questi aspetti che sono molto importanti, cioè nella fase della maturità sessuale, delle varie fasi del sviluppo della donna, l'asma può manifestarsi in modo diverso, assumendo poi degli aspetti anche particolari e talvolta anche molto gravi nel corso della vita della donna, e di questo bisogna tenere molto conto nella scelta anche del farmaco giusto, del vari trattamenti della patologia. Quando un paziente viene da voi in ospedale, ecco, si parla adesso in questo convegno spesso della donna, ma è anche l'uomo ad avere delle difficoltà. Quali sono, secondo lei, le principali malattie che sottolineano la differenza tra un uomo e una donna dal punto di vista respiratorio? Sono soprattutto le patologie di tipo ostruttivo, cronico, quindi la BPCO e l'asma. Nel modo particolare l'asma, che abbiamo visto avere grosse influenze da parte, ancora non tanto conosciute dal punto di vista fisiopatologico, però non c'è dubbio che differenze ce ne sono molte. E poi anche la bronchite cronica. Esistono poi delle patologie rare, come la linfangioleiomiomatosi, altre patologie che si manifestano in modo diverso tra i due sessi, però quelle di cui bisogna parlare di più sono quelle più comuni, che sono proprio le patologie ostruttive croniche.
Quindi se parliamo di polmoniti, di bronchiti, anche in questo c'è la differenza. Io uso un linguaggio meno tecnico perché non essendo un medico dovete avere un po' di pazienza, ma anche per farmi capire un po' a casa, no? Quindi nelle bronchiti, nelle broncopolmoniti, ecco, c'è questa differenza tra magari un paziente anziano, uomo, e anziana, donna? Le patologie infettive grosso modo si manifestano in modo simile, molto simile tra i due sessi, no? Probabilmente ancora adesso abbiamo una prevalenza nel sesso maschile delle patologie ostruttive legate al fumo di sigarette, anche se secondo le ultime tendenze che sono state rilevate dall'Istat c'è uno sviluppo, mentre nell'uomo c'è un calo dell'incidenza dei fumatori, nelle donne invece c'è una tendenza verso l'aumento dell'incidenza dei fumatori. Per cui forse ancora adesso le patologie croniche noi le vediamo in ospedale più diffuse tra gli uomini. Grazie al dottore Gambardella. Sentiamo la dottoressa Tropiano, come dicevamo prima, componente anche del tavolo scientifico. La dottoressa ha una relazione particolare, la vitamina D, e poi c'è un altro elemento che però lei ci deve, ecco, i lisati batterici, che però lei ci deve tradurre. Vabbè, l'argomento che mi è stato affidato è appunto sul ruolo svolto, è un argomento diciamo più attuale perché è la base per tanti studi e per per delle ricerche che sono iniziate da qualche tempo e verranno sviluppate in futuro. La vitamina D la conosciamo tutti, si è visto che al di là degli effetti sull'osso che praticamente tutti conosciamo, può avere degli effetti anche sulla patologia bronchiale, quindi sulla BPCO e sull'asma, e in questo senso appunto vedremo, saranno sviluppati gli studi e vedremo in che senso può servire anche aggiungere alla terapia la vitamina D. I lisati batterici sono in realtà degli immunostimolanti, quelli che comunemente vengono chiamati vaccini orali, che in realtà non sono dei vaccini orali, ma sono appunto delle sostanze che mantengono dei batteri che comunemente determinano le patologie respiratorie nell'uomo, nella donna, nel bambino. Sono i germi che normalmente sono responsabili di queste infezioni, dicevo, vengono inattivati, vengono messi in condizione di non nuocere, conservano soltanto la capacità di stimolare la risposta degli anticorpi e quindi la difesa. E allora queste sostanze si è visto che possono essere somministrate proprio con l'ottica di stimolare una risposta di difesa, quindi dell'organismo, senza avere la patogenicità dei germi, e quindi questo potrebbe ridurre il rischio di infezioni e soprattutto ridurre il rischio di ricorso al medico, di assenza da scuola o dal lavoro a seconda che siano bambini o adulti quelli che si danno e cui vengono somministrati, e ridurre il ricorso agli antibiotici. Quindi è una prospettiva per il futuro, perché ancora gli studi devono essere perfezionati, però è una prospettiva terapeutica molto attraente per il futuro. A tutto questo deve prestare molta attenzione anche il medico di famiglia e la famiglia stessa, prima che si arrivi da voi in ospedale. Senz'altro, diciamo che il lisato batterico per esempio, o l'utilizzo che vedremo della vitamina D, è sì dello specialista ma anche molto del medico di base. Il medico di base svolge e deve svolgere un ruolo importantissimo nella terapia delle patologie respiratorie, e io credo che come donna medico e come partecipante appunto al comitato scientifico di questo convegno, penso che il medico di base comunque debba essere anche coinvolto in un percorso di cambiamento della mentalità, della visione delle patologie, proprio nell'ottica della patologia di genere. Cioè il medico di base deve anche sensibilizzare la gente e sensibilizzarsi prima di tutto lui nel capire che donna e uomo hanno delle differenze. E questo, dicevo, non per fare veterofemminismo e per dire le donne siamo diverse, eccetera, non è assolutamente questo. Conoscere meglio come si esprime una patologia nella donna significa
significa conoscerla bene per l'uomo e per la donna e quindi curarla al meglio personalizzando la terapia, quindi fondamentalmente nell'ottica di personalizzazione della diagnosi e della terapia per stare meglio tutti. Invece se parliamo di famiglia, dove ci sono bambini, bambine, ragazzi e ragazze? In famiglia sicuramente la sensibilizzazione all'utilizzo di sostanze, come dicevo prima, di lisati batterici eccetera, può essere utilissimo soprattutto nella attenzione alla somministrazione eccetera, proprio nell'ottica di evitare assenze da scuola e poi le piccole epidemie familiari che comunque sappiamo che si svolgono sempre e di attenzione alla terapia, che devo dire nei confronti dei soggetti di età pediatrica c'è già tanto, le mamme, i papà sicuramente per i bambini hanno un'attenzione, anche una precisione particolare nei confronti della terapia dei bambini, poi magari crescendo invece l'attenzione va mantenuta alta in tutte le fasi della vita, proprio in termini di prevenzione.